buonasera a tutti. Inizio col ringraziare il nostro ospite di questa sera, Andrea. Grazie per aver accettato il nostro invito. Inizio col ringraziare tutti i nuovi iscritti a questa pagina che sta crescendo sempre di più, e devo dire che questa stagione è veramente piena di sorprese. E beh, io avevo detto che avrei parlato di una cantante non italiana, è belga, però poi è una cantante del mondo, vivrà per un certo periodo anche in Italia. E Lara Fabian, credo che avete visto questo video, tutto il diritto a essere annoverata nelle stelle del canto femminile, come possono essere, ripeto, Mina, Etta James, Aretha Franklin, Janis Joplin, Amy Winehouse, Adele, quant'altro. In questa canzone, in questo video che mi è capitato di vedere qualche settimana fa, c'è tutto, c'è interpretazione, studio, teatro, cuore. Sì, lo so, quando uno dice io canto, no? Canto di cuore, canto di emozione, però è inutile starci a raccontare che non ci voglia anche della scuola. E la scuola la si vede, lo studio lo si vede quando una cantante sembra quasi che il suono in certi punti lo faccia uscire dagli occhi, in altri punti lo faccia uscire giustamente dal petto. Ed è quello che ti insegnano quando vai a scuola di canto, no? Cantare in testa e cantare in petto. Tra l'altro si vede anche proprio la postura, no? Di certe situazioni quando canti. Lei è una cantante lirica, è una soprano. Quando ci si ferma, ci si mette bene in piedi per far uscire bene il suono quando dice l'adagio finale, e là dove ti insegnano anche che la O non è una O ma diventa una A per poter sparare più forte possibile. Pensate che lo stesso Michael Jackson non riusciva a dire bad, che è un do che magari per un uomo rimane più difficile. Chiese al suo maestro di canto, Seth Ricks, perché anche lui aveva un maestro di canto, come fare, e lui gli disse di omettere la A, che poi la E, e dire bad, no? Tagliare la vocale. E Michael Jackson gli disse, io devo dire bad. E il maestro gli disse, tu prova a fare così. E in effetti, omettendo praticamente la vocale, uscì il bad del do che lui non riusciva a fare. Quindi lo studio serve poi anche a questo. Tornando alla Lara Fabian, questa canzone è sua, è inutile, io l'adagio l'ho sentito cantare da tantissime persone, è sua, ed è Il Divo, un gruppo di tre tenori e un baritono fantastico che magari, per chi non lo sapesse, un giorno poi ne parlerò. Però questa canzone è sua. E la teatralità, perché comunque c'è anche del teatro. Io vi ricordo un aneddoto: tanti anni fa vinsero a Sanremo con una canzone di Gianna Nannini, ma che non era niente di eccezionale, Lola Pons e Gio Di Tonno. Loro venivano dal Notre Dame de Paris e credo che il 70% di quella vittoria sia dovuta proprio alla teatralità del loro modo di cantare. E lo stesso porta in scena Lara Fabian, e è meravigliosa. Di lei c'è anche un'interpretazione di Caruso, di Dalla, che veramente strappa le lacrime. E quindi, ripeto, è una cantante meravigliosa, 52enne, ha cantato con tutti, sia italiani che stranieri, ha venduto un 30 milioni di copie di dischi, ma non è quello, lei gira il mondo facendo dei concerti meravigliosi. Ripeto, è belga, ha vissuto in Italia, in America, in Inghilterra, canta addirittura in portoghese, turco, russo, tedesco, ebraico. Con questo vi ringrazio, spero di avervi raccontato qualcosa un po' di diverso. Ringrazio tutti i nuovi iscritti a questa pagina, ringrazio ancora il nostro ospite Andrea di questa sera. Un abbraccio e un saluto a tutti quanti.